Ad Ascoli, alla giornata numero 6, va in scena uno dei Verona più belli della stagione. I gialloblu vanno sotto per colpa di un'autorete di Mareco, ma non si scompongono. Al 21esimo Gomez riporta i gialloblu in parità e all'81esimo Bielanovic, subentrato a Ferrari, segna la rete del successo. Giorni dopo, il 1 ottobre, a Gubbio, c'è ancora spazio per le recriminazioni. Il Verona va in vantaggio, ancora con un gol di Bielanovic. Ma al 53esimo l'arbitro, Baracani di Firenze, concede un calcio di rigore al Gubbio. Ed è sul finire della partita che il Verona e Mandorlini si arrabbiano tantissimo. Maietti infatti viene atterrato all'ultimo minuto in area, ma l'arbitro lascia correre, non concedendo il penalty al Verona. Adesso facciamo un passettino indietro, al di là del punto è un po' deluso della prestazione della squadra. No, deluso assolutamente. Mi è dispiaciuto, come penso che sia dispiaciuto a tutti, anche ai ragazzi, soprattutto non aver vinto. Non abbiamo fatto forse una delle nostre migliori partite, però non sempre vinci perché sei il migliore in campo, perché giochi meglio degli altri. Noi avremmo meritato di vincere indipendentemente dalla nostra, tra virgolette, forse non brillantissima, però insomma bisogna anche tener conto che a volte gli episodi cambiano le partite e noi l'ha cambiata in maniera negativa. Quindi questa, come Grosseto, credo che abbiamo solo da rammaricarci per quello che ci è stato tolto, quindi indipendentemente dalla prestazione o meno. Qualcun altro ha deciso che la partita andasse così, questo non va bene, però noi, e mi piace pensare soltanto a noi, sicuramente potevamo fare meglio, però avevamo fatto abbastanza e sufficientemente per vincere questa partita. Il 5 ottobre al Bentegodi c'è la Sampdoria e stavolta si fa sul serio. Il Verona vuole riscattarsi dopo il pareggio con il Gubbio e parte subito fortissimo. Ancora una volta però, tra l'Hellas e i suoi sogni, c'è di mezzo un arbitro. Stavolta è Velotto di Grosseto a rovinare i piani di Mandorlini quando al 15esimo fischia un generoso rigore alla Sampdoria per una spinta di Maietta su Semioli. Il Verona riesce a raddrizzare comunque il match con un fantastico colpo di testa di Gomez al 34esimo. Finisce 1-1, non senza rimpianti. Il pareggio con la Sampdoria è anche il viatico del peggior Verona della stagione. La squadra scaligera infatti perde per la prima volta da quando Mandorlini è arrivato in gialloblu due match di fila. Prima con il Torino di Ventura, per la prima volta da avversario al Bentegodi dopo la retrocessione in C del 2007. E la partita non ha storia, finisce 3-1 per il Granata. Il Verona è abulico, sotto osservazione sono anche le scelte del mister che insiste con Bielanovic, inventandosi anche un improbabile, a quel tempo, Giorginio trequartista. In settimana comunque la società dà un chiaro segnale sul futuro. A mister Mandorlini infatti viene rinnovato il contratto per altri 2 anni. Il rinnovo era nell'aria ed ora è sicuro. Mandorlini resterà a Verona per altri 2 anni sino al 30 giugno 2014. È un momento importante della storia del Verona. Giovanni Martinelli, presidente dell'Hellas, sta dimostrando con i fatti che non ha nessuna intenzione di abbandonare la nave, come poteva sembrare qualche mese fa. In realtà, il presidente dell'Hellas ha preso in mano personalmente il timone e sta cercando di costruire un futuro importante per la squadra scaligera. Così sono arrivati prima i rinnovi per alcuni giocatori della Rosa ed ora quello per Mandorlini. Un biennale che ha un significato importante e che va al di là della semplice firma o di un dettaglio contrattuale. Se Mandorlini resta, significa che la società ha le idee chiare e vincenti.
Già, perché è impossibile pensare a un Verona che faccia piccolo cabotaggio con un allenatore così determinato e così stimolante. Mandorlini non è tipo da vivacchiare a lungo in Serie B, e se ha accettato di restare vuol dire che ha ricevuto sufficienti garanzie dal presidente per allestire un piano a media gittata che possa riportare il Verona in Serie A. Questo è insomma l'obiettivo della società. Parola mai e giustamente pronunciata quella della promozione, ma è chiaro che sia Mandorlini sia Martinelli stanno esattamente pensando a questo. Come arrivarci però? Il Verona con Martinelli ha trovato un presidente serio ed appassionato, un presidente che gode di una grande fiducia nella tifoseria, come forse nessun presidente ha mai avuto nella storia recente del Verona. Ma un presidente che ha anche una grande responsabilità sulle spalle. Se da un lato il Verona è la squadra dei veronesi, che abbonandosi in massa anche quest'anno, hanno ancora una volta dimostrato attaccamento e amore per i colori gialloblu, dall'altro lato è una squadra e una società che ha una grande storia alle spalle e quindi anche grande pressione. Qui si digerisce male la sconfitta, ma soprattutto non si tollera di essere presi in giro. Per questo Martinelli ha guadagnato così tanto credito in questi anni. Il presidente, ancor prima delle parole, ha sempre anteposto i fatti e, pur sbagliando moltissimo, è riuscito nell'intento di portare la squadra fuori dalla palude della Lega Pro. Ora con Mandorlini si cerca il salto nella massima serie, un salto che non può essere casuale, ma frutto di un progetto importante che parte dalla struttura societaria e a breve, in questo senso, sono attese importanti novità. E che arrivi al settore giovanile, troppo spesso calpestato e poco considerato in questi anni, soprattutto prima della gestione Martinelli. Le potenzialità per fare bene ci sono tutte e gli oltre 30.000 spettatori delle ultime due gare interne sono un monito a tutto il calcio italiano che vive la desertificazione degli stadi. Il Verona non è solo un patrimonio dei veronesi, ma è un patrimonio di tutto il calcio. Basta vedere il boom di contratti per la Serie B fatti registrare quest'anno da Sky. Si parla di un 400% in più. Mandorlini lo sa perfettamente ed è per questo che ha scelto Verona come piazza per l'operazione più importante della sua carriera. La debacle dell'Hellas continua anche a Vicenza. Contro la squadra di Gigi Cagni, in un derby sempre più sentito, l'Hellas affonda. Il match finisce 2-1, tra i mille dubbi sulla vera consistenza della squadra di Mandorlini, che perde la partita dopo averla riacciuffata con Alfredson al 78esimo. A giustiziare l'Hellas, stavolta, è Elvis Abbruscato all'82esimo. E anche Mandorlini, pensate un po', finisce incredibilmente quella settimana sulla graticola. La serie nera continua anche contro la Nocerina, il 21 ottobre al Bentegodi. Segna per primo Castaldo su calcio di rigore, dopo un atterramento in area di Mareco su Farias. Con tanta forza di volontà e poca lucidità il Verona pareggia con Alfredson dopo un gran contropiede di Ferrari. Sembra l'ennesimo pareggio incolore. In realtà quella contro la Nocerina sarà la prima gara di una fantastica serie positiva. Il 29 ottobre la squadra di Mandorlini si gioca una fetta di credibilità a Cittadella e come sempre non tradisce, nonostante il match si faccia ancora una volta in salita fin dall'inizio. Il Verona finisce in svantaggio al 13esimo quando Bellazzini trasforma un rigore, l'ennesimo dato contro i gialloblu. Ma la squadra di Mandorlini non si scompone. Inizia, sebbene in 10 uomini per l'espulsione di Abate, a macinare gioco fino ad arrivare al pareggio. Togliere le castagne dal fuoco è ancora una volta Nicola Ferrari, che forse è sollevato psicologicamente dall'assenza di Bielanovic, che si è infortunato in settimana. La rete del 2-1 arriva qualche minuto dopo. È sempre Alfredson, un vero mastino gialloblu, a guidare il Verona alla vittoria. Appena 3 giorni dopo il Verona è di nuovo in campo contro il Brescia, una delle nobili decadute della Serie A.
La partita resta in sostanziale equilibrio fino all'ultimo, quando Mr. Mandorlini estrae dalla panchina la carta Pickelman. E all'87esimo l'attaccante austriaco, ai margini della squadra fino a quel momento, si inventa un gol da cineteca. Che se la cava con un disimpegno un po' anche difficile. Bravo. Infatti qui adesso il Verona con questa palla con Mancini che è andato a affrontare Vass, è nostra, è nostra, dai, l'out è nostro. 42-14, Kanji con il pallone tra le mani, la rimessa per Pickelman, mi pare che è uscito a prendersi questa palla, gioca largo, la palla Pickman sulla destra, poi Doninelli, Pickman che prende, riprende palla al limite dell'area, Pickman in area, Zaglia! Che gol ragazzi, Pickelman, mamma mia, un tiro a giro, che gol che ha fatto Pickelman, ha fatto un gol alla Del Piero, ma un gol alla primo Del Piero, quasi commosso Pickelman, è quasi in lacrime Pickelman. Non ha mai esultato come ha esultato quasi in lacrime Thomas Pickelman, quasi in lacrime di un bello incredibile, sia nella preparazione che nell'esecuzione, attenzione, tutte e due vantaggio meritatissimo. Allora ha preso palla al limite Doninelli per Pickelman, ma è tutto di Thomas questo gol, e poi a giro, ma che gol, che roba. A giro dal limite, guardatevelo stasera questo gol, guardatevi questo gol questa sì, sera. Però Gianluca, quando dicevamo che questo era un giocatore che poteva servire a mamma che gol ragazzi, che gol, beh, ma una roba, Thomas Pickelman, 1-0 Verona, 44 minuti, Vicky che fa la differenza, gli ultimi attacchi del Brescia, manca uno alla fine, il Brescia che ci prova, Pickelman, incredibile, un gol bellissimo. Il Verona adesso sembra non fermarsi più, la squadra di Mandorlini ha sempre più fiducia nei propri mezzi e a Bari arriva un'altra esaltante vittoria. A segnare è ancora un terzino, Abbate, nei minuti finali. Ha esultato anche Alessandro. Al rete sulla bandierina, allungato La favola del Verona di Mandorlini continua anche in casa al Bentegodi contro il Crotone. L'Hellas va in vantaggio per primo, ancora con Pickelman, ancora con un gol sotto la curva sud. Gli avvisi alle spalle di questi giocatori ci mettono un po' in difficoltà, creano densità in mezzo al campo e ci mettono un po' in difficoltà. Scaglia per Scaglia, che adesso ha spazio sulla sinistra. Scende Scaglia, che viene affrontato, Scaglia che rientra sul mancino, poi offre Alfredson che va al cross, in mezzo all'area il colpo di testa di Abruzzese, in chiusura su Pickelman. Alfredson però mette sempre palloni al bacio sul primo palo qui per Thomas Pickelman, anticipato da Abruzzese, che è un difensore arcigno, un passato anche da Serie A per questo giocatore che sono diversi anni a Lecce. Attenzione ancora, lungo di all'out, Alfredson la mette in area di gol, Picchi! Forse deviata ma c'è andato lui, non esulta, c'è andato. Palla dalla sinistra, Alfredson mette sempre questi palloni al bacio
e poi Pickelman con migliore, forse la tocca migliore. Autorete. Allora la tocca Pickelman e sbatte sulla nuca di migliore. Ne ha fatto un altro l'anno scorso, non mi ricordo con chi. Contro la Cremonese. Contro la Cremonese, esatto, c'era ancora Giannini. Cremonese, Verona 1-1, sì. No, Verona-Cremonese era. È vero, un gol simile a quello dell'anno scorso con la Cremonese. Comunque Pickelman che ha toccato di testa, poi la palla si è praticamente ha toccato la nuca di migliore e ha battuto Bindi, ma è ovviamente Pickelman autore del gol, secondo gol in campionato per Thomas Pickelman. E ragazzi, Mandolini ci becca. Poi subendo l'1-1 con Khalil all'85esimo. Infine, gioendo per il capolavoro di Mimmo Maietta al primo gol in carriera al 92esimo. Poi vediamo se palla nostra, Doninelli, ancora per Scaglia. Scaglia per tenta di dare palla sulla sinistra, ma viene fermato. Forse lo ha messo per avere una torre più in area, la mia impressione. Scaglia, anche perché altrimenti non avrebbe senso. Scaglia con le mani, cerca Ferrari, non lo trova, poi Scaglia che lotta, la palla è ancora lì, la butta fuori Abruzzese, la riconquista Maietta, la rimette verso l'area di rigore, la gira Gomez, la palla per Maietta. Maietta! Gol di Mimmo Maietta, il primo gol assoluto. Che gioiello! E il primo gol in carriera! Che gioiello! Attenzione! Che gioiello! Il Crotone è la sua ex squadra, attenzione! Sì, sì. Il Crotone è la sua ex gioiello! È il primo gol della carriera di Mimmo Maietta. Piange Maietta, mamma mia, lacrime di Maietta, piange Maietta, scena bellissima! Grande Mimmo! Promosso Maietta! Mamma mia! Che gol che ha fatto, ragazzi! E non è finita con il Crotone, perché il Verona si esalta addirittura quando va a vincere 3-1 contro l'Empoli in una scorpacciata di gol ed emozioni. Di assoluto equilibrio, i primi 10 minuti il Verona invece si è assolutamente ripreso, adesso ha in mano il pallino del gioco. Il allora è tutto pronto per il calcio di rigore, Castaldo è pronto per calciare questo penalty importante per la Nocerina, la ricorsa di Castaldo, il tiro e il gol, spiazza il portiere del Vicenza. Di testa, buona... Ed è lo stesso schema di Bari, è lo stesso identico schema di Bari, perché il traversone dalla sinistra deviato, Abate che si è inserito dalla parte opposta, ecco qui, guarda un po', uguale gli interpreti, fotocopia. Traversone di Russo Volu, anche gol! Iverson, il tiro! Marco D'Alessandro che ha campo, può andare da solo, Giorginio in area di rigore, il tocco è presto.
4 vittorie consecutive, il Verona torna al Bentegodi, dove ritrova la regina. È la prima volta che le due squadre si affrontano dopo lo spareggio per restare in Serie A del 2001. Ed ancora una volta la gioia è tutta del Verona. Gomez a destra, Gomez in area, Gomez, dalla Pichi! No! Ma il gol è di Gomez, eh! Fa il gol è di Gomez! Fa il gol è di Gomez! Ma la felicità veronese non finisce più, perché anche in Coppa Italia il Verona è immenso. A Parma, contro una squadra di Serie A, mentre la Curva Sud festeggia l'anniversario della nascita delle Brigate Gialloblu, il Verona vince 2-0 in una serata magica. Segnano per l'Hellas Nicola Ferrari e Gomez. Lo spettacolo sulle gradinate del Tardini è impareggiabile. Agli ottavi di finale, l'Hellas giocherà il 10 gennaio contro la Lazio. Intanto, anche contro il Livorno, in campionato il Verona passeggia. Finisce 2-0 e l'Hellas sembra addirittura vincere facile, come dice la pubblicità. Angolo di Alfredson, palla ancora in area, Taxi, Maietta! Oh! Attenzione, Verona! Gomez in area, palla per Alfredson, buona per Jorginho! Yeah! Verona, insomma, è alla settima vittoria consecutiva. Il record dell'Hellas di Prandelli è a due passi. Basta battere l'Albino Leffe e il Verona di Mandorlini entrerà nella storia. In realtà, la gara con i bergamaschi si rivela una partitaccia molto dura. La squadra di Fortunato pensa solo a difendersi. L'Hellas è però bravissimo a mantenere la calma e a non farsi prendere dal nervosismo. L'occasione buona arriva sui piedi del solito Pickelman. Per l'ennesima volta c'è questa punizione per il Verona. Jorginho guarda di punizione, palla dentro l'area, c'è Mischia, salta Abate, attenzione Pieranovic, no! Thomas Pickelman, andiamo! Il 2011 si chiude per il Verona a Varese. Privo di Abate, Gomez e Maietta tutti squalificati, il Verona pareggia 0-0. È la prima volta in questa stagione che l'Hellas non riesce a segnare. Ma la squadra di Mandorlini dimostra di avere una grande maturità nel gestire anche il momento no. Si chiude così un anno favoloso, il 2011, destinato a restare un anno indelebile nei libri di storia gialloblu.